far vedere tutti i prodotti terminati del mese di maggio e metà giugno, perché ormai siamo anche lì per giugno. E quindi parto subito. I prodotti che ho sono praticamente quasi tutti hair care e un po' skin care. Di make up non ho nulla, poiché non mi sono truccata moltissimo in questo periodo, anche perché ho usato esclusivamente prodotti minerali tipo fondotinta in polvere, ma non li ho terminati, quindi ho da farvi vedere tutto ciò. Parto subito, così magari non sto a parlare più di troppo, che magari vi annoio. Partiamo con la hair care. Il primo prodotto che vi faccio vedere è questa maschera di L'Oreal terminata. Non c'è più niente, l'ho anche lavato. Ha un ottimo profumo, è una maschera total repair, quindi per ricostruire il capello. All'interno c'è anche un siero, quindi uno, il capello è ristrutturato completamente, la crema è veramente molto corposa, in modo che il capello è ben nutrito, ben riparato fino alle punte, soprattutto anche usato da solo dopo lo shampoo, magari voi vi siete dimenticati di prendere il balsamo, vi lascia il capello veramente molto morbido. Ovviamente in combo con un balsamo la reazione dell'ammorbidire e del riparare il capello è ancora maggiore, perché il capello poi viene ancora di più idratato, però anche da solo fa la sua figura ed è ottimo, veramente ottimo, e lo ricomprerò sicuramente. All'interno ci sono 300 ml, i costi non me li ricordo purtroppo. Poi, altra marca che mi sta piacendo e sto adorando tantissimo è la Gliss, specialmente tutta la linea, non ho uno shampoo preferito, però questi sono ottimi. Sono gli Hair Repair con cheratina liquida, supremo olio Elisir, questo è il balsamo per capelli sciupati, inariditi, shampoo e balsamo. Ottimi, fantastici, perché riparano il capello, li senti veramente molto ben nutriti, li senti veramente rinati, soprattutto danno una luminosità fantastica al capello. Mi sono piaciuti tantissimo e li usavo in quei periodi in cui avevo dei capelli veramente molto stressati, ancora prima di tagliarli, li ho tagliati poco. Con le tinte, cose erano magari un po' stressate, un po' sciupate, cose del genere, e quindi ho usato questi shampoo, sono fantastici, veramente ammorbidiscono il capello e te lo fanno rinascere in un modo eccellente. Dopo Salsilk, la Gliss è una delle mie marche preferite. Altro shampoo di Gliss, questo è fantastico. Perché questo è sempre l'Hair Repair con cheratina liquida per capelli sciupati e spenti. Questo è seta fluida, gloss, per morbidezza e lucentezza, all'interno dei microcristalli. È fantastico perché dà una luminosità, una bellissima corposità al capello, e te lo fa come se foste uscite dal parrucchiere, perché vi dà quella bella lucentezza al capello che è fantastico. Mi è piaciuto tantissimo. In combo io lo utilizzavo con questo, con L'Oreal Elvive, il Crystal Gloss Elisir istantaneo. Questo trattamento beauty per capelli lunghi, spenti, anche da normali a fini. All'interno ci sono dei microcristalli di microperle. Questo è un trattamento che, una volta applicato dopo lo shampoo e il balsamo, o tra lo shampoo e il balsamo, l'ho applicato e l'ho risciacquato immediatamente, non c'è bisogno di tempo di posa. È fantastico perché questi due insieme illuminano il capello e danno una bellissima corposità, una morbidezza, una lucentezza fantastica, bellissimo. Parlando ancora di shampoo, ho terminato i Pantene. Queste sono le versioni piccoline da 75 ml, perché me le ero prese a Londra ai tempi, ce li avevo ancora un po' e quindi li ho terminati. Non ne vado pazza, però non è male, nella media, cioè non ho visto particolari effetti, però non sono malvagi. Poi come corpo ho terminato il Nivea Pure Sensitive, il deodorante. Io amo molto gli deodoranti Nivea, mi piacciono veramente tanto tutti quanti, ecco così mi vedo, mi piacciono veramente molto tutti quanti.
Questo molto sensibile per chi magari anche ha fatto la ceretta, la lametta, è veramente molto sensibile, non brucia e dura tutto il giorno. Adesso sto passando a quelli da uomo, perché? Perché io adoro i profumi da uomo e sentire anche durante l'estate magari questo profumo da uomo che comunque inebria, anche se è un deodorante in stick, cioè sentire il profumo da uomo mi piace tantissimo, quindi passerò a quello da uomo, che sono ottimi anche quelli. Poi, igiene intima, ho terminato il mio Bionsen, quello oligo minerali termali giapponesi, questo è lenitivo ed è un 200 ml ed è fantastico perché è sensibile e delicato per la pelle, soprattutto anche quando dopo che avete fatto la ceretta, la lametta, è veramente tanto delicato e non brucia assolutamente. Mi ci trovo meglio con questo che col chili, a me il chili brucia che è una maniera pazzesca. Non lo sopporto il cibo, ma anche le salviette tutte non le sopporto, troppo forti per me. Poi gli unici prodotti di Lip Care sono il labello, non mi picchiate, lo so che fa schifo come inci il labello, però io purtroppo sapete che mi ci trovo bene, quindi vabbè, il labello ne ho terminati due, anzi sto diminuendo, vi ricordate che ero i miei 4 alla settimana, cioè 4 al mese. Cioè, adesso sono soltanto a 2 ed è un'ottima cosa perché lo sto sostituendo, sto cercando di piano piano spostarlo, mandarlo via, non utilizzarlo più, con il burro di karité, quello grosso che ho, e quindi di equilibra, sì. Quindi piano piano sto cercando di sostituirlo con quello, quindi boh, piano piano lo eliminerò, promesso. Passiamo ai prodotti di butto giù questi, scusate. Odio il rumore di sacchetti nei miei video, soprattutto se sono questi di plastica. Mi piace molto quello di carta, sentire il rumore di quello di carta, ma quelli di plastica non li sopporto perché non si capisce niente nel video. Scusate, vi chiedo scusa appunto per questo, perché dà fastidio in principio, ma figuratevi voi. Ho finito questi due campioncini. Uno è, questi sono skin care. Uno è questa crema di Garnier, la Garnier Fresh, crema idratante continua 24 ore, pelle morbida tutto il giorno, estratto di uva e vitamina E. Questa è per pelli normali e miste, è un gel, mi sono trovata veramente benissimo perché rinfresca la pelle e te la lascia idratata tutto il giorno, non è assolutissimamente pesante, sono 2 ml di prodotto, ma io l'ho centellinata perché volevo avere un parere specifico con questa crema perché la volevo comprare. Devo dire che mi sono trovata benissimo, è fantastica, mi piace tanto, si asciuga subito, quindi non vi lascia la pelle stopposa, essendo un gel non vi la lascia troppo appiccicosa ed è ottima. Un'altra crema che ho utilizzato, che è questa crema dermonutriente di Frasemond, che è per pelli molto secche e sensibili. L'ho utilizzata perché ero curiosa, però sinceramente in un campioncino così piccolo in cui non c'è scritto neanche il quantitativo di quanto, cioè vedete quanto è piccolo questo campioncino, sinceramente non vi voglio dare un parere perché io in un campioncino così piccolo non ci capisco niente. Poi un'altra crema che ho terminato finalmente, che è questa qui della Yves Rocher, la Couture Bio, questa all'aloe per pelli da normali a miste, 50 ml, ottima, mi è piaciuta tantissimo, è molto naturale, soprattutto essendo all'aloe, lenitiva e soprattutto molto sensibile per la pelle, mi è piaciuta veramente tantissimo, fresca, messa fuori, tenuta in frigo e messa in questo periodo, mi stavo storzando con la saliva, scusate, mi è venuto pure il singhiozzo, è veramente un toccasana perché è fantastica. L'unica cosa che, essendo naturale, mi è successa anche col contorno occhi, se non l'ho consumata in fretta tende a sentirsi troppo il profumo di aloe, cioè tipo il mio ragazzo che non sopporta magari quando mi viene a baciare il profumo dell'aloe, lui non la sopporta, difatti l'ho terminata senza, in giorni magari in cui non mi baciavo, così del genere, perché purtroppo è questo, essendo anche naturale, se non va consumata in fretta, piano piano scade più in fretta, come ci sono rimasta male per il contorno occhi. Il contorno occhi era ancora tutto intatto, mi è scaduto tipo subito, perché essendo naturale purtroppo vanno usati sempre, ma un contorno occhi, usandolo tutti i giorni, comunque ce ne vuole un puntino per il contorno occhi, non è che ne puoi prendere un
chilo grosso così di, che in due spremutini è finito. E quindi l'ho dovuto buttare quello. Però questa sono riuscita a finirla e mi ci sono trovata tanto bene. Voglio provare ancora altri prodotti di Vrochet perché mi sono trovata bene con la crema. Soprattutto voglio provare la BB Cream che era una confezione molto simile a questa. Quindi voglio provare tanti altri prodotti di Vrochet. Piano piano sto terminando le mie creme idratanti. E quindi dopo passerò magari ai Vrochet e ho visto che c'è anche quel nuovo trattamento di L'Oreal che c'è la pubblicità adesso, quello con la confezione fucsia, pelle perfetta. Quello lo voglio provare perché mi ispira veramente tantissimo. Soprattutto un consiglio ragazze, devo comprare un contorno occhi, ho la pelle molto sensibile del contorno occhi. Consigliatemi un buon contorno occhi che non costi 70 euro ma che costi giusto. Aiutatemi perché non ne capisco niente di contorno occhi, quindi un aiuto vi prego, grazie. Niente, credo di aver detto tutto, sì. Niente, questo era l'ultimo prodotto che ho terminato, questo non lo butto perché voglio fare una recensione a parte, soprattutto sul blog, voglio recensirla. Niente, credo di aver detto tutto. Sì. Ah, volevo farvi vedere il trucco di oggi. Questo trucco l'ho realizzato oggi perché dovevo uscire. Ho anche fatto il Get Ready With Me barra tutorial, quello che è. Dovrò tagliarlo perché è veramente tanto lungo, sono 32 minuti, lo taglierò. Addosso volevo farvi vedere, vi lascio qui sotto il link del video del Get Ready With Me, perché ho messo questa qua, la Baby Skin, di cui a breve troverete la recensione sul mio blog. Nella tonalità Cool Rose. Allora, vedete, adesso l'effetto è così, però vi consiglio di andare a vedere l'applicazione di questo prodotto in quel video perché si vede dall'applicazione a adesso il risultato. Vedete, adesso è diventato uniforme, bello coprente e mi piace veramente tanto perché è come una seconda pelle, come io non lo sento addosso, mi piace veramente tanto. E piccola chicca, in Esselunga ho visto che costa sui 5 euro in offerta, quindi andate, se volete comprarla andate lì perché è in super offerta. Niente, vi ringrazio per aver visto questo video, perdonatemi la fretta e furia che ho fatto ma non volevo fare un video troppo veloce. Vedrò adesso questo mese se fare il video preferiti del periodo, perché essendo che mi sto truccando poco non ne avrei tantissimi, ma adesso un po' magari mi appunto due cosine e ci penso. Vi ringrazio per aver visto il video e per essere stata in mia compagnia. Ciao!